Mi è venuto l'Ikea con Nittia! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi mi è venuta proprio una nuova idea con queste cornici che ho preso all'Ikea a 1,50€ o 1,90€, non ricordo. Si chiamano Nittia, costano pochissimo e sono due cornici in carta, plastica barra carta, non ho ben capito il materiale, ma a me sembra un cartoncino rinforzato. Sono belline, ci sono in 2000 colori e veramente una composizione di queste cornici può arricchire veramente e impreziosire una parete. Quello che ne farò io sarà un cadeau da regalare il giorno della festa della mamma alla maestra di Enzo, perché Enzino vuole fargli un regalo, e allora ho pensato di fare questa cosa, impreziosirla con dei decori in eccolo qua Enzino, impreziosirla con dei decori in pasta di bicarbonato. No, no. Vieni qua. Una flash. Come si chiama? Overcraft. Overcraft. Fai vedere l'overcraft. Ta-da. Ta-da. Va bene, dai, spostati. Ta-da. Allora. Va bene. Beh, impreziosire questa cornice con della pasta di con dei fregi in pasta di bicarbonato. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come ho fatto. Ed ecco l'occorrente per realizzare le nostre cornici per la festa della mamma. Sì, parlo al plurale perché vi farò vedere due versioni della stessa cornice. Una più facile e una leggermente più impegnativa, ma proprio di poco. Per la prima versione ci occorrerà della colla in roll oppure una colla acetovinilica tipo block. Ci occorreranno anche delle forbici, ci occorreranno poi degli uniposca, dello scotch, un nastrino di nostro gusto, un soggettino in gesso come questo che trovate in tutti i negozi di belle arti, di decorazione, o potete farvi voi semplicemente colando del gesso come ho fatto per i profumatori del cassetto su degli stampi appositi, oppure dei soggettini in pasta di bicarbonato. Questa è fatta come vi ho fatto vedere per esempio per il segnalibri. Se andate, vi metto il video tra le schede così potete andare a vedere come è stato fatto questo qua, che è in pasta di bicarbonato, carini tutti e due. Io per diversificare la seconda la farò con la pasta di bicarbonato, la prima farò con un soggettino in gesso, quindi userò questo. E questo è l'occorrente per la prima cornice. La cornice di cui vi parlavo è proprio Nittia. Nittia che viene venduta in due cornicette ad un prezzo di 1,90€. Adesso lo cerco e ve lo metto nel box informazioni. Queste cornici possono essere messe insieme vicine oppure separate o appese. Io in questo caso non le farò uguali, quindi le separerò. La seconda delle due cornici invece la decorerò in maniera più semplice usando del semplicissimo washi tape preso alla Lidl in confezioni grandissime, c'erano tipo 4 o 6 soggetti a pochissimo, e quindi userò questo fiorito con vari toni del rosa e c'è anche qualche punto di rosso e ci sta bene, e guarnirò il tutto con dei soggettini in pasta di bicarbonato che raffigurano invece delle farfalline. Sono appunto ricavate da pasta di bicarbonato stampata con gli stampini per i biscotti, e per fissarli sulla cornice utilizzerò la pistola a caldo. Cominciamo subito. Prendo il mio nastrino e ne taglio vari pezzi che vadano a coprire la distanza di tutta la lunghezza del laterale e anche oltre, quindi un po' e taglio, zac, anche l'altro laterale, la sponda inferiore della cornice, ok, e invece per quella superiore non la calcolerò intera così, ma farò due metà lunghe quanto tutto il lato. Ora vi dirò il perché. Ne sprecheremo un pochino, ma così siamo sicuri di arrivarci con la misurazione. Ok, allora prendiamo uno dei due nastrini doppi che dovranno costituire il laterale superiore della cornice,
ok? E facciamolo passare da dietro al cuore all'interno, attorno, così, e tirando un pochettino lo fissiamo con un punto di colla proprio qui dietro, sia da un lato che dall'altro. Adesso andiamo a farlo insieme. E quindi su questo punto di colla che ho messo sul retro, adesso andremo a ripiegare il nostro pezzettino di stoffa. Quindi mettiamo un altro punto di colla sulla stoffa, ma proprio un puntino, mi raccomando, e rigiriamo il fiocchetto anche da questo lato. Quello che otterremo alla fine sarà questo. Adesso facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Ok, la parte più difficile della nostra cornicetta è fatta. Con la pistola a caldo fissiamo al centro il nostro cuoricino, quindi mettiamo un punto qui e un punto qui, perché il soggetto è un po' pesantino e non riusciremmo a reggerlo solo tramite laccetti, però bisogna stare attenti a centrare molto bene la posizione, quindi a metterlo nel giusto posto e alla giusta altezza. Perfetto, così mi va più che bene, carinissimo. Ora, o con la colla roll o con un po' di attaccatutto, attacchiamo i lembi. Io vedo di procedere col roll, che mi darà sicuramente dei risultati più puliti. Visto? Perfettamente aderita. Ovviamente metterò la colla anche qui sul laterale e taglierò l'eccesso. Perfetto, adesso procediamo con l'attaccatura degli altri lembi. Prima l'altro inferiore. E ovviamente la colla anche sui margini e tiriamo giù. E poi pareggiamo, come abbiamo fatto prima. E fin qui è così. Adesso mettiamo i lembi verticali. E allora, anche qui una passata di roll, e lì dove c'è la stoffa possiamo anche saltare a piè pari per poi riprendere a passare la colla successivamente, quindi qui e sul laterale. Se non ce la fate con quella, aiutatevi con un attaccatutto, va benissimo lo stesso. E voilà, la nostra cornicetta è proprio un'altra cosa così, ed è molto molto carina per essere regalata alla nostra mamma per la festa della mamma. Questa è la variante numero 1. Passiamo velocemente alla variante numero 2, ancora più facile. Adesso facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nel video precedente, però in maniera molto più facile e intuitiva. Basta appiccicare il nastro adesivo così, tac, passare un bel dito su tutto e tagliare leggermente in eccesso, girare la nostra cornice e rabboccare anche dall'altra parte e ovviamente eliminare l'eccesso di carta. Adesso ricopriamo la parte inferiore e facciamo la stessa identica cosa. Adesso mettiamo lo scotch, il washi tape, anche sui laterali, così ad incrociare. Diciamo, quella è una cornice per una mamma più classica, la prima, questa per una mamma più giovane, più sbarazzina, più figlia dei fiori, diciamo così, più easy, quella per una mamma più country. A questo punto prendiamo le nostre farfalline e i nostri Uniposca e coloriamo le nostre farfalline col colore che più predomina e contrasta anche sulla nostra cornicetta, e in questo caso mi pare proprio sia questa sorta di celeste turchese, che è ben evidente, oltre che il giallo. E allora prenderò questi due colori proprio andare a contrasto, perché sennò potrei andare anche con del rosso, ma preferisco andare un po' a contrasto. Quindi sporcare con un po' di celeste le ali delle farfalle senza perderci però troppo tempo. E nel frattempo in alcuni punti
far cambiare il colore aggiungendo anche un po' di giallo in modo che butti sul verde petrolio di cui è tanto piena la cornice. Puoi mettere qui magari del giallo. Qui. Ok, e qui del giallo. Perfetto, non andrei ad aggiungere molto altro. Potrei mettere solamente magari una punta di giallo qui e una punta di giallo qui e basta. Così, appena accennati. Adesso decidiamo come immettere i nostri soggettini sulla cornice. Con la colla a caldo sporchiamo l'angolo. Quindi prendiamo la farfalla e voilà, adagiamola così come vogliamo che stia. E anche quest'altra cornicetta è bella e pronta per essere regalata alla nostra mamma. Una cornicetta più easy con voli di farfalline, quella che rende il soggiorno, la camera da letto della nostra mamma, un luogo che le parli in qualche maniera di noi. Poi naturalmente all'interno mettete una vostra foto, magari vostra e di vostra madre, e regalategliela. Bene, queste sono le mie due proposte per rivisitare Nittia. Che da semplice cornice rossa può diventare qualcosa di più. Mamma country, mamma figlia dei fiori o shabby, diciamo così, qualunque delle due può avere una cornice che fa per lei. Adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. La nostra cornice è molto molto bella, un regalo che non sembra più da 1,50 euro ma da molto molto di più. E questo è un pensierino carinissimo anche per la festa della mamma, magari da regalare alla nostra mammina il giorno della festa della mamma. Non siamo accorto di soldini, eppure con 1,50 euro possiamo fare una bellissima cornice dove conservare un ricordo nostro incorniciato in il più prezioso dei modi, con un qualcosa di fatto da noi. Mettete in moto la vostra creatività, condividete questo video e mettete un pollice in su se vi è piaciuto. Vi aspetto sempre su Facebook, Instagram e il blog, i link ve li metto qua sotto. Vi aspetto anche sul mio secondo canale Due Cuori Una Cappa, il link ve lo metto qua sopra. E invece a voi dico, fate tante cose creative, magari proprio con Nittia, sì, con Nittia, e postatemele sulla pagina Facebook in modo che possa vedere le mille declinazioni della vostra vita creativa. Allora noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci!